Io sono Daniela Costa e sono l'illustratrice di Nonna e la Bestia di Sebastiano Ruiz Mignone. Oggi voglio parlarvi di come nascono le illustrazioni di Nonna e la Bestia. La prima parte del lavoro è stata dedicata alla caratterizzazione dei personaggi. Ho fatto un po' di disegni per arrivare ai volti di Nonna, della nipote e soprattutto della bestia, che a un certo punto è sbalzata fuori, come dalla matita della nonna. Dopo aver disegnato e ambientato tutte le scene, sono passata al colore. Quello che vedete è una velatura di fondo di acquarello che già tiene conto delle zone di ombra e di luce. Sopra ho lavorato con le matite colorate e infine con la grafite. Lo sapete che cos'è una palette di colori? La scelta dei colori principali, che spesso, ma non sempre, si ripetono nelle sequenze. I colori dominanti. Rispetto a questo, il libro richiama i colori caldi e poetici autunnali. La bestia ha dei cornini, guardate. Lei si nutre di gambe e di braccia ed alimenta come una locomotiva il suo stomaco. Ecco perché dalle piccole corna esce quel fumo. La bestia è famelica, si sa. Ha tante braccia e tante mani, come il brucaliffo di Alice. Ecco perché lo ricorda. E poi ci sono i non ti scordar di me. Sono disegnati uno ad uno in una doppia pagina che profuma di fiori. Le matite per me sono una vera e propria passione. Speriamo che adesso lo siano diventate anche per voi. Grazie e al prossimo libro.